Mentre a Chianciano si torna a lavorare a pieno regime a 4 giorni dalla sfida con la Spal che vale l'accesso al terzo turno della Team K ad attendere la vincitrice il Cagliari di Marco Storari, c'è fermento all'interno della compagine societaria. Si susseguono gli incontri tra il presidente Natale Stracuzzi e gli altri componenti della cordata che un anno fa ha rilevato da Pietro Lomona con la CR, l'ultimo ieri sera. Oggetto del faccia a faccia una possibile ristrutturazione del sodalizio sia per quanto riguarda l'eventuale allargamento a nuovi soci, sia per ciò che concerne l'organigramma sul punto di subire un'importante rivisitazione con il direttore generale Giovanni Millari destinato a lasciare la carica appena 2 mesi dopo il suo insediamento per tornare a ricoprire quella di legale della società. Una scelta arrivata al culmine di un disagio crescente tra le parti originato da una diversa visione di strategie e programmi che si è andata ad aggiungere all'originario scarso feeling con una parte dei soci. In attesa del sostituto, si punterà su un veterano di formazione prettamente calcistica, dalla definizione del possibile ingresso di nuove forze di cui si è appunto discusso nel vertice di ieri, dipenderanno anche le prossime mosse di un mercato che è ormai bloccato da una decina di giorni. Bertotto reclama almeno altri 4 innesti, 2 difensori con il senese D'Ambrosio, c'è già da giorni in intesa un centrocampista, l'Under Foresta di proprietà del Crotone sembra un passo, che diventerebbero due qualora si materializzasse la sempre possibile cessione per motivi familiari di Giorgione, ed un ariete che abbia caratteristiche simili a Pozzebon, pronta a subentrargli all'occorrenza. Il tecnico torinese non disdegnerebbe anche un altro esterno offensivo, vista l'importanza nel suo progetto tattico di quella fascia di campo e di quel ruolo. Sul fronte uscite, sempre calda la pista che porta Alessandro Berardi sulla strada della prossima ripescata a Taranto. La sua cessione svincolerebbe una significativa porzione di budget fissato dalla proprietà, funzionale al decollo di altre operazioni in entrata.